Buongiorno, sono Daniela Mari, faccio parte della community 100 esperte come medico, gerontologo e geriatra e membro del direttivo nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. In questo periodo per la geriatria è stata una sfida dolente in quanto molti dei nostri anziani, tra i più fragili, sono stati il principale bersaglio del cosiddetto coronavirus, il Covid-19. Nonostante l'impegno e la dedizione di molti colleghi e operatori sanitari in prima linea, che sono spesso purtroppo diventati anche essi stessi pazienti. Gli anziani rimasti a casa, più protetti dal contagio del virus, sono comunque spesso soli e difficilmente potranno rientrare a vivere la vita precedente e questi giorni perduti a quest'età sono così preziosi e importanti. La speranza per il futuro, dopo questo periodo buio è che l'impegno di tanti scienziati e scienziate, che stanno studiando questo virus, possano presto mettere a punto il vaccino o comunque cure, più mirate per debellare questa pandemia. Questo momento però di attesa ci deve far riflettere sulla condizione dell'anziano in Italia, che è la regione e la nazione più longeva. Dopo il Giappone al mondo, che le cure per l'anziano devono essere riviste e soprattutto più distribuite sul territorio, con una sorveglianza attenta e attiva, con la visione geriatrica, che è quella di, insegniamo ai nostri specializzandi, di considerare l'anziano non solo nelle sue malattie fisiche, ma anche il suo stato psicologico e cognitivo. E non ultimo la sua situazione socio-economica. Solo così si potrà evitare in futuro questa strage di pazienti e anziani che c'è stata in questo periodo, che ha cancellato quasi un'intera generazione.